Simone Gesi, ti vediamo con piacere dopo la fine della tua seconda Transat. Abbiamo visto una foto sull'arrivo in cui eri decisamente provato. Adesso ti vediamo decisamente più a tuo agio. Quanto è dura questa mini Transat? Beh, quest'anno è stata abbastanza dura. Denis Hughes, il direttore di corso, ci ha confessato che è stata la più dura degli ultimi 15 anni. La meteo non ci ha aiutato per niente. Sia nella prima tappa che nella seconda tappa, di fatto l'Aliseo non si è mai veramente installato e quindi abbiamo beccato un po' di situazioni meteo un po' particolari. Tra cui abbiamo saputo le ultime tre giornate sono state veramente, veramente dure lungo la costa del Brasile. Ci racconti un attimo cosa è successo? Sì, io purtroppo mi sono trovato addirittura ancora prima di fare il pot annuare, una nottata ho beccato più di 50 nodi. Ho letto 50, poi mi sono rinchiuso dentro, tre mani alla randa, due mani al fiocco, poi dalle due mani al fiocco sono passata la tormentina, poi mi sono chiuso dentro, ho lavorato col pilota e ho sperato che non venisse giù l'albero. È durata 12 ore, è andata bene, non ho disalberato e so che raccontarvi che sono arrivato a Bahia. Gli ultimi tre giorni uno spera di arrivare in Brasile col sole, con l'Aliseo di sud-est e poi ruota ad est e poi ruota ancora e ti dà un po' di spinnacchiere. In realtà invece ho beccato tre giorni di pioggia, 40 nodi da sud con l'onde che portano via e pioggia incredibile, bagnato, sono arrivato bagnato, mi sembra adesso un invernale da noi invece in Brasile. Senti, a proposito, qui siamo a Follonica, questa sera il tuo club, la Lega Navale di Follonica, ti ha fatto una serata in tuo onore, in onore della tua città. E comunque possiamo dire che sei uno dei due italiani, l'altra è Susan Beyer, che hanno concluso questa edizione della Transat. Eravate in 8 in partenza, siete arrivati in 2, quindi questo comunque sta a significare quanto è stata dura. Dal punto di vista prettamente agonistico, un bilancio. Beh, ero partito per fare decisamente meglio. I primi giorni dopo la partenza da Madeira ho tirato abbastanza e riguardato ora il tracking in questi giorni a mente fredda sono stato quinto, settimo, dodicesimo, cioè le posizioni che speravo poi di portare in fondo. In realtà poi ho avuto un po' di rotture che in Transat spesso sono normali, però ho dovuto lavorare veramente tanto di bricolage. Poi ci sono stati dei diserberamenti che mi hanno fatto un po' tirare il freno a mano, quindi dal quarto giorno avevo già spaccato un tangone, uno spinnacchere, e allora mi sono dato una controllata e avevo già sostituito un perno della gugliotta dei timoni, quindi ho detto vabbè, stavolta l'obiettivo a questo punto qui cambia in corso d'opera, non mi interessa più la classifica e arrivare a Bahia. Poi a questo punto qui avevo capito che la meteo non era stata buona né nella prima tappa e tantomeno era in questa, nella seconda, e quindi ho detto beh, forse il risultato veramente, ho un buon risultato, forse è veramente arrivare a questo punto. Perfetto, sei arrivato a Bahia con 10 kg in meno, abbiamo visto abbastanza provato appunto, ci puoi dire come è successo? Beh niente, di fatto se durava un giorno in più la regata non avevo più gli felizzati, mi erano rimaste le buste delle cose maremmane, le cose sottovuoto, le proteine sottovuoto, però perché avevo previsto di arrivare con 3-4 giorni di anticipo. Purtroppo il sud, la perturbazione da sud con pioggia ci ha complicato un po' la vita e ci ha ritardato di 3-4 giorni l'arrivo a Bahia, insomma, quindi questa cosa. Però quindi ci stai dicendo che fate come alla Volvo Ocean Race o al Vendée Globe, che andate contati al giorno con la cambusa? Beh, io non sono un po' così, nel senso, io sono uno di quelli che forse nella flotta imbarca sempre più acqua e forse anche più cibo, perché tutti mi dicono Madonna, ma quanta roba porti, soltanto che alla fine quando sei lì magari un giorno mangi un po' di più, un giorno consumi un po' di più, hai bisogno di calorie in più, allora mangi, e magari è l'ultima settimana dopo, quando sono arrivato all'arcipelago di Ferdinando di Noronha, ho fatto il conto, sapevo che sarebbe arrivata questa perturbazione, ho fatto il conto e ho cominciato a razionare, nel senso che ho detto ok, arriviamo veramente precisi con le razioni. Però insomma alla fine non ha risentito, a parte il peso, sia la testa che a livello di forze, insomma c'era tutto, tant'è vero che le ultime giornate abbiamo beccato sta roba da 49, quindi insomma il fisio ha retto. Poi ovviamente qua a Bahia insomma un po' mi sono rifatto. La prima cosa che hai fatto quando sei arrivato a terra a Bahia?
Beh, ti buttano subito in mare, cioè c'era Giancarlo, mi ha buttato in mare, tutti a far festa, e poi questo piatto di frutta fantastica, fresca, solo per te, e me la sono mangiata tutta, e poi la caipirinha, io in Italia penso ne avrei bevute una, forse ne ho due nella mia vita, e invece la caipirinha di Bahia ha un sapore tutto particolare, perché te la sei sudata veramente tanto, quindi... Senti, ha un sapore particolare per te, quindi esserci arrivato davvero in Brasile Sì. Beh, è un bel risultato. E cosa succede adesso? Cosa fa Simone Gesi? adesso Simone Gesi continua a fare la vita che faceva prima, cioè il settore di vela Lega Navale, e il padre di famiglia, con una moglie e due figli da allevare, che vanno a scuola, che fanno sport. E il 9 di dicembre rientra la barca da Lorient e verrà messa in vendita, in realtà c'è un leasing sopra. Quindi diciamo il progetto Transit doveva durare un'edizione, in realtà poi è durata due perché la prima edizione è andata come sapete, e quindi così. E per un po' stiamo a fare diciamo, i padri di famiglia e gli istruttori di vela. Sì, però ecco, Poi non sì. ci crediamo fino in fondo perché Ma negli no, occhi magari. vediamo un po' di No, ma mare, in ecco. realtà si sta bene a casa. Dopo aver fatto una transa dietro l'altra, perché comunque anche se la prima è andata come è andata, comunque l'organizzazione era stata fatta per, le spese erano state fatte per, e quindi il sudore vale tanto quanto. Quindi anche chi si ritira, io penso a me nel 2009, ma anche ai miei colleghi che sono partiti con me dalla Rochelle, la fatica è la solita, poi la fatica fisica cambia perché chi si ferma da una parte si ferma dall'altra, ma dal punto di vista di impostazione mentale, sponsor, gestione, la fatica poi è la solita. Il merito ovviamente poi spesso è un pizzico di fortuna in più piuttosto che no. A proposito di merito, due parole su Penelope vanno spese. La Bayer è stata brava, direi. Beh, Susanna è stata molto brava, onore il merito, i miei complimenti sono sprecati ovviamente all'arrivo, poi era l'unica ancora di salvezza, io per lei e lei per me, in tutti i francesi, con tutti i francesi, era l'unico modo per parlare italiano a Bahia, era relazionarsi fra me e lei, perché se no eravamo costretti a parlare francese o un po' portoghese o un po' inglese, quindi onore al merito, è stata brava, veramente. Perfetto, grazie mille Simone e alle Grazie a te, prossime. grazie a te, ciao.